però questo lavoro si può regolamentare, si può regolamentare. Abbiamo chiesto di fare assumere a tempo indeterminato i nostri dipendenti e non lavorare con i freelance, di limitare le licenze sulla circoscrizione riguardante il Colosseo e San Pietro, con assunzioni della Comunità Europea dove l'agenzia si impegna a garantire il saper lavorare del promotore stesso, del dipendente stesso, così per poter garantire una corretta immagine di Roma e dei suoi monumenti, perché hanno ragione, il comune ha ragione, perché il fenomeno di procacciagione turistica è degenerato, ma non va debellato, va regolamentato, limitato e regolamentato, perché qui ci sono famiglie di italiani che stanno lavorando, che hanno basato la loro famiglia su questo lavoro da 10 anni, e non ti puoi alzare una bella mattina perché uno ruba o uno non è autorizzato o è abusivo, levi tutti quanti. Noi stiamo chiedendo un regolamento immediato, abbiamo le armi, gli strumenti per rendere Roma pulita, senza questo assalto verso i turisti dai promotori. Le agenzie possono regolamentare questo fenomeno, riescono con una comunicazione con il Comune di Roma. Non è giusto che una delibera, che un regolamento urbano ci debelli e ci faccia smettere da lavorare a tutti quanti da oggi al domani. Come ti hanno convinto a scendere? Mi hanno convinto perché se non facevo questo gesto, io ho provato alla RAGI a mandargli lettere, devo andare all'avvocato, di voler parlare e presentare il nostro progetto. Non sono mai stato ascoltato.